Bentornato Guder, bentornata. Proseguiamo nella descrizione del tuo desktop. Ora imparerai a visualizzare ed ordinare le icone. Ormai sai che la dimensione delle icone sul tuo desktop può essere variata. Genera, come sai fare, il menu tramite il pulsante destro del mouse e avrai visualizzata questa lista. Posizionati nella zona visualizza e noterai che si genera una nuova sezione del menu. In essa potrai visionare le opzioni relative alla dimensione delle icone, icone grandi, medie e piccole. Clicca su una di queste opzioni e a te la scelta per visionare, come meglio credi, la dimensione delle icone del desktop. Nella stessa sezione trovi l'opzione Disponi icone automaticamente. Se posizioni un segno di spunta alla sinistra di tale opzione, tutte le icone verranno spostate immediatamente sul lato sinistro del desktop, con una sequenza di ordine che va dall'alto verso il basso e da sinistra a destra, un po' come scriviamo. Se la spunta non è presente, potrai decidere tu liberamente dove posizionare le icone, trascinandole nella zona dove meglio credi. L'opzione Allinea icone alla griglia ti permetterà di allineare le icone in maniera perfetta. Immagina di avere un foglio a quadretti ai cui vertici posizionerai le varie icone. Quindi potrai decidere di spostarle lungo il desktop nella zona che meglio credi, al rilascio il sistema automaticamente le posizionerà nell'incrocio della griglia più vicina. Così realizzerai un allineamento perfetto in maniera orizzontale e verticale. Senza questa opzione avrai massima libertà di gestione nella posizione, ma come effetto collaterale pregiudicherai questo allineamento che migliora l'aspetto estetico del desktop. Se presente il segno di spunta accanto all'opzione Mostra icone del desktop, ovviamente le tue icone saranno visibili sul desktop. Togliendo questo segno di spunta, avrai un'assenza totale delle icone e il tuo desktop avrà come visione soltanto lo sfondo. L'opzione Mostra gadget del desktop ti permetterà di visionare i gadget che avrai precedentemente selezionato. Togliendo questo segno di spunta, i gadget saranno tolti dalla vista, ma non disattivati, solo nascosti. Cosa sono questi gadget? I gadget sono dei piccoli programmi che sono omaggio, sono dei gingilli contorno al sistema operativo. Se clicchi sull'opzione Gadget dal menu che si presenta con il pulsante destro del mouse, avrai in visione una lista molto ridotta se vuoi, ma puoi incrementarla grazie ad una ricerca online. Quindi potrai incrementare il numero di gadget da selezionare. La domanda che ti farei è: devi per forza utilizzarli? Beh, se proprio devi, almeno cerca di scegliere quelli che effettivamente ti saranno necessari all'uso del computer, come ad esempio il misuratore di CPU, che ti permetterà in tempo reale di visionare l'entità di utilizzo in termini di consumo, di impiego di processore e di memoria RAM. Per attivarli ti sarà sufficiente cliccare due volte in maniera rapida sull'icona stessa. Qui ne hai rappresentati tre: il gadget relativo al calendario, il gadget relativo al misuratore della CPU e quello dell'orologio. Se ti avvicini con il mouse ai gadget, ti comparirà accanto un piccolo menu che ti permetterà di chiudere, ingrandire e ridurre le dimensioni del gadget oppure intervenire sulle impostazioni avanzate proprie del gadget stesso. Nel qual caso potrai variarne alcune specifiche dedicate. Altra possibile interazione con le icone è l'opzione Ordina per posizione di sopra
e nascerà un nuovo menu che ti evidenzierà quattro opzioni: nome, dimensione, tipo elemento e ultima modifica. Questa sezione ti permetterà di cambiare l'ordine di visualizzazione delle icone sul tuo desktop. Se clicchi ad esempio su nome, tutte le icone, tutte le cartelle si ordineranno in maniera alfabetica. Se invece clicchi su dimensione, l'ordine avrà una priorità in base alle dimensioni, quindi alla pesantezza delle icone o delle cartelle, in termini di kilobyte e megabyte. Se invece selezioni l'opzione tipo elemento, avrai un ordine per categorie. Cosa significa? Il sistema operativo raggrupperà tutte le icone che saranno di rappresentazione grafica, quindi foto o immagini, raggrupperà insieme tutti i collegamenti, metterà vicino tutti i file audio, così come metterà vicino i documenti e così via. Infine, se selezioni l'opzione ultima modifica, avrai un ordine alla data dell'ultima modifica relativa al file. Eccoci di nuovo davanti al desktop. La prima cosa che volevo farti notare è la differenza dei menu che si generano sul tuo desktop. Noterai differenze tra i vari sistemi operativi sia in base al software sia in base all'hardware che è installato. Comunque, posizioniamoci ora su Visualizza. Potrai scegliere di ingrandire le icone o ridurre le loro dimensioni selezionando una di queste opzioni. Come vedi, la dimensione può variare in base alla scelta. Altra cosa presente da questo menu, puoi scegliere di disporre le icone automaticamente o in maniera personalizzata. Cliccando su questa opzione, le icone verranno spostate immediatamente verso sinistra, seguendo un ordine dall'alto verso il basso e da sinistra a destra. Provando a spostare l'icona, vedi che non è possibile, questo perché è presente appunto l'opzione disponi l'icona automaticamente. Togliendo il segno di spunta avrai più libertà di gestione delle icone stesse. Di nuovo, l'opzione allinea le icone alla griglia ti permetterà di generare un allineamento perfetto di tutte le icone, anche se tu le vai a spostare casualmente. Questo perché immagina su questo desktop una griglia tipo foglio a quadretti, nella quale saranno posizionate le icone ai vertici dei quadretti stessi. Se invece vorrai libertà, togli il segno di spunta da questa opzione e avrai piena libertà di gestione, ma la posizione, quindi l'estetica, verrà pregiudicata. Riposizionando, allinea le icone alla griglia, vedrai un immediato allineamento in senso orizzontale e verticale. Dal menu puoi vedere un'altra opzione, che è quella di mostra o nascondi le icone del desktop. Se deselezioni questa opzione, avrai il desktop completamente vuoto. Ripristiniamo la visione cliccando su mostra icone del desktop. Infine, da questo menu c'è l'opzione mostra gadget del desktop. Se avrai in precedenza selezionato dei gadget, avrai in visione uno o più gadget. Come li puoi impostare una volta che il segno di spunta è posizionato? Dall'opzione punto gadget del menu. Dalla lista che si evidenzia potrai scegliere di porre in vista uno o più gadget semplicemente cliccando due volte sull'icona stessa. Per toglierli dalla vista sarà sufficiente deselezionare questa opzione, ma ti ripeto, non vengono disattivati ma semplicemente nascosti, tant'è che ricliccando sull'opzione mostra gadget del desktop ricompariranno in maniera più o meno rapida. In questo caso specifico hai tre gadget: una relativa alle risorse di processore e RAM, una relativa
al calendario e una relativa all'ora, posizionandoti su una o l'altra icona. Come vedi, può comparire un menu che ti permetterà di chiudere il gadget stesso oppure entrare nelle impostazioni del gadget che ti permettono di variarne alcune caratteristiche. In questo caso ti permette anche la possibilità di ingrandire la visualizzazione delle icone stesse e puoi visionare tramite questo gadget l'utilizzo della CPU, qui siamo al 42%, e alla RAM, in questo caso siamo intorno al 47%. Per ripristinare le icone che hai cancellato, vai di nuovo sul menu e clicca sul gadget che hai cancellato in precedenza oppure aggiungene altri. Ricorda che più gadget visionerai sul tuo desktop, minore saranno le risorse disponibili nel tuo computer, quindi cancelliamo quelle che non necessariamente utili al computer stesso. Altra possibilità di interagire con le icone è l'opzione ordina per, che ti permetterà di ordinare le icone per nome. L'ordine che verrà dato sarà riferito sia a un ordine alfabetico ma relativo anche alla categoria, infatti verranno raggruppati prima tutti i collegamenti e poi cartelle e programmi. Puoi anche variare l'ordine e dare un ordinamento alfabetico partendo dalla A oppure partendo dalla Z. In questo caso sono ordinati prima i programmi, poi le cartelle ed infine tutti i collegamenti in perfetto ordine alfabetico. Altro ordine che puoi dare per dimensioni, questo se vuoi non ha molto senso, ma ti potrebbe tornare utile avere un ordine in base alle dimensioni dell'icona o del programma o della cartella. Altro ordinamento che puoi dare è in base al tipo di elemento, qui saranno raggruppati prima tutti i programmi, poi tutte le cartelle ed infine tutti i collegamenti, sempre in ordine alfabetico. Infine puoi dare un ordinamento relativo alla data dell'ultima modifica. In pratica i programmi, le cartelle, le icone saranno ordinate in base all'ultima modifica eseguita sull'icona, sul file o sulla cartella stessa. Nella prossima lezione ancora altre informazioni sulla personalizzazione del desktop. Ora un forte saluto, ciao, a presto da Carlo e dalla prossima!